I could have kept my head on straight if I had held it there. When I was only 6 or 8, I noticed no one cared. Ciao a tutti, io sono Simone e in questo momento siamo a Bolzano, che siamo venuti qua per lavoro. Però finché c'eravamo abbiamo deciso anche di fare un giro per i mercatini di Natale, che appunto ci sono in questo periodo fino a gennaio-febbraio più o meno. Ci stiamo incamminando verso i mercatini, dopodiché vi farò vedere come sono questi mercatini, vi porterò un po' in giro con me e vi farò anche vedere cosa mangeremo, tutti i cibi del posto e così via. E siamo ufficialmente ai mercatini di Natale, eccoci qua. Come potete vedere, adesso faremo un giro per vedere se troviamo qualcosa e faremo anche qualche regalo, non so, qualcosa in giro così. Passiamo in mezzo alla gente e possiamo mangiare, non sentiamo niente, però questa roba è buonissima. Praticamente è una salsiccia con un'altra cosa di cui non mi ricordo il nome. Un canederlo, che sarebbe questa roba qua, che dovrebbe essere una polpetta con ripieno di qualcosa, che adesso lo scopriremo subito. Non ho ancora capito, però va bene. Ok, i dessert invece abbiamo preso io una torta con i mirtilli rossi e panna, che è buonissima, mentre Marcella si è presa lo sugo di mele, che è tipico appunto del posto. Com'è? Ascolta, ok, è buono però. Buonissimo, ascolta. Ok. Abbiamo preso un blender, sembra passato sera, devo dire che è molto buono, vediamo se riusciamo a finire tutto quanto, ma credo che sì, e me ne mangerò sicuramente anche l'altro. Una cosa ho capito dai mercatini di Natale, cioè che non ci devo venire mai più. Questo perché? Perché io sono molto furbo e appena vedo i mercatini di Natale prendo un sacco di cose. Quindi adesso vi farò vedere cosa ho preso durante tutta la giornata. Allora, prima di tutto partiamo con una bottiglia di liquore allo strudel di mele, tipica del posto proprio, dei biscotti al pan di zenzero, se non sbaglio, che sono fatti così, sono con questa pasta un po' scura, che anche questi qua li ho assaggiati e sono buonissimi e non potevo non prenderli. Questa magnifica cosa, questo magnifico impasto per i biscotti, facciamo vedere bene, questo impasto per i biscotti che è fatto con delle spezie natalizie. Ed infine, cosa che non poteva assolutamente mancare, un buonissimo strudel. E questo era tutto ciò che ho preso quest'oggi. Quindi, poco. Andremo a mangiare e
vi farò vedere dove andremo a mangiare e cosa mangeremo. Quindi noi ci vediamo dopo. Ok, siamo all'osteria da Silvio e siamo appena venuti a mangiare a cena, non so quanto si sentirà l'audio, però va bene. E io ho preso i rigatoni al ragù, molto buoni, e Marcello invece ha preso la polenta con il goulash, che io l'adoro sinceramente. E adesso niente, ci metteremo a mangiare e poi ci andremo a riposare un pochino perché è stata una giornata abbastanza intensa. Ok, siamo appena usciti dal ristorante e siamo pienissimi, adesso stiamo facendo una passeggiata in centro. Io sono una palla che rotola. Esatto, adesso smaltiamo un po' il cibo con una bella passeggiata e poi andiamo subito a dormire perché poi domani ci aspetta un lungo viaggio di circa 3 ore. Siamo stanchi morti perché oggi è stata una giornata abbastanza, non dico stancante, però abbastanza piena di cose. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto foto e abbiamo mangiato come degli animali, che non dico che mi lamento, però anzi sono stracontento di ciò. E niente, devo dire che i mercatini di Natale sono stati un discreto successo, perché comunque alla fine ci siamo divertiti, abbiamo girato, abbiamo fatto foto, quindi alla fine è stato bello, dai. Concludiamo qua questo video, io vi invito ad iscrivervi al canale per altri vlog come questi qua e a mettere un bel mi piace sul video se questo video vi è piaciuto. Cosa stiamo ancora? Mi fa male il braccio. Sì, qua sotto in descrizione vi lascerò anche il link di Facebook, di Twitter e di Instagram per seguirmi sui miei social. E quindi detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!